Dopo che è finito il pericolo, torneremo qua. No. Vedremo. Come vedremo? Vedremo cosa? Le spese. Come le spese? Quello lì, il presidente del consiglio, ha detto che non si badi a spese. C'è la dosolina. Ferma. Dura. Gli occhi chiusi. È vestita di nero. Dice: qua sono, a Longarone, dove che era i miei figli. Prima vivi e dopo 6 minuti via, spariti nell'acqua. E vorrei sapere chi è che ha fatto questa roba. In quel momento storico, l'industria idroelettrica è sinonimo di cambio di stile di vita. La corrente, civiltà, l'illuminazione, le lampadine, è un altro vivere. E dunque, per vivere meglio, per utilizzare tutto quello che stiamo creando, il prezzo da pagare è che bisogna sacrificare un po' di terra. E dunque, oltre alle donne, felici le osterie. Casso, 450 abitanti, 2 osterie. Erto, 850 abitanti, 9 osterie. La domenica di Pasqua del 1959. Cade una frana. Scientifica, se tu hai un dato incoerente su 3, tendi a scartarlo. Immaginate, 2 fori non arrivano alla frana, e 1 sì, perché in quel punto è meno spesso. Quindi la frana è profonda oltre 200 metri. Questo non arriveranno mai a capirlo, è quasi inconcepibile per loro. Però il professor Ghetti simula la caduta di una massa rocciosa a delle velocità che in realtà sono poi 1/3 della velocità della frana del Vajont e con delle caratteristiche di caduta dei materiali che non corrisponderanno a quelle reali.